Grazie Presidente. Un ringraziamento in primo luogo al professor Cafagno e a Equa per l'invito. Dunque, le mie brevi riflessioni sono dedicate al tema del rapporto tra la Corte dei Conti e la materia negoziale dei contratti pubblici. Devo dire, avendo anche la fortuna di parlare per ultimo, almeno tra le relazioni, che è con interessante ma anche disagio che affronto questo tema, perché ascoltando tutti i rilievi penalistici fatti dai colleghi e questo intervento fatto dalla consigliera De Rentis sull'attività di controllo della Corte dei Conti e sulla importanza che questa attività di controllo può avere, mi convinco sempre di più della tesi che vorrei cercare di portare alla vostra attenzione, e che è il fatto che la responsabilità amministrativa come strumento applicabile alla materia dell'attività negoziale è uno strumento imperfetto se non addirittura inutile e che credo che quanto prima si debba provvedere attraverso un intervento legislativo nella materia dei contratti pubblici a limitare la responsabilità amministrativa soltanto alle condotte dolose e alle fattispecie sanzionatorie espressamente previste dalla legge di cui ci parlava la consigliera De Rentis. In sostanza, eliminare la responsabilità amministrativa in materia di contratti pubblici per colpa grave. E ora cercherò di motivare questo. Anche perché mi sono scritto questa cosa, insomma, viene normale pensare di fronte a tutto quello che ci è stato raccontato stamattina dai colleghi penalisti, pensare per quale motivo l'amministrazione non si dovrebbe costituire parte civile innanzi a condotte di reato dolose appunto dei propri agenti e chiedere lì, innanzi al giudice penale, il risarcimento possibilmente anche integrale del danno erariale subito. E invece appunto la responsabilità amministrativa, come è ad oggi, si pone come ulteriore responsabilità addizionale rispetto a quella penale. Comincerei queste riflessioni da una considerazione. La dottrina del diritto amministrativo, in questo libro del professor Cafagno del 2001, che ancora non è stato evidentemente ben digerito e compreso dal legislatore e anche dalla magistratura, intitolato Lo Stato Banditore, ci spiegava che nella materia dei contratti pubblici, alla originaria nozione prettamente contabilistica, i contratti trovavano in realtà ancora oggi, in piccolissima parte perché il Regio Decreto del 1923, 2440 non è stato abrogato integralmente, avevano trovato la loro originaria nozione prettamente contabilistica appunto nelle norme di contabilità pubblica, con la precisa intenzione all'interno di quelle norme che la funzione della negoziazione pubblica consistesse in particolare modo attraverso le procedure di scelta del contraente di aggiudicazione nel ottenere il massimo risparmio possibile. Quindi in realtà il contratto pubblico avesse una funzione di economicità, diremmo oggi, con i principi della 241. Forse con una nozione aggiornata di non superamento dei limiti di spesa autorizzati in bilancio, visto che il bilancio preventivo ha questa funzione autorizzatoria. E che invece il contraente
passaggio alla disciplina europea, perché qua siamo alle solite, abbiamo ceduto la sovranità in materia di contrattuale all'Unione Europea, ormai dal 1994 in poi, a maggior ragione con gli ultimi due codici, i nostri codici dei contratti pubblici sono, dovrebbero essere atti normativi di recepimento di direttive europee che sono abbastanza strutturate e hanno lo scopo di armonizzare il sistema con gli altri ordinamenti europei. A questo proposito, e ci tornerò quando parleremo delle specificità del sistema italiano, non si può pensare ad un'armonizzazione della disciplina sostanziale senza pensare anche ad un'armonizzazione della disciplina delle responsabilità. Certo, capisco bene l'obiezione che la materia delle responsabilità rientra nella sussidiarietà dei singoli stati e quant'altro, però ovviamente armonizzare la disciplina della contrattazione pubblica in presenza di sistemi di responsabilità in cui il sistema italiano è l'unico sistema a presentare la responsabilità amministrativa per danno erariale innanzi alla Corte dei Conti, significa arrivare ad un'armonizzazione imperfetta, e anche in questo caso non tenere conto del fatto che il sistema della responsabilità condiziona l'armonizzazione, come vedremo anche da questi dati. La nozione europea, dicevamo, è una nozione completamente diversa. Nessuno discute che assicurare maggiore flessibilità nelle procedure di scelta, in realtà nell'immaginare, nel vedere un tipo di contratto e nell'eseguirlo, significhi superare i limiti di spesa. Questo è talmente banale che non deve essere dimenticato. Io peraltro, quando parlo di limiti di spesa, ritengo che rientri anche nella discrezionalità dell'amministrazione, nel rispetto degli equilibri di bilancio, come oggi ci ricorda l'articolo 97, di ipotizzare anche delle varianti in corso d'opera che costituiscono una nuova riponderazione dell'interesse pubblico, se sono fondate e al solito non ci sono condotte dolose di rilievo penalistico, ma che, come vedete, io lascio integralmente all'area penalistica, e che non dovrebbero interessare la responsabilità amministrativa, men che meno poi aspetti di accordi bonari o transazioni nel momento dell'esecuzione del contratto, perché, ripeto, il rispetto dei limiti di spesa ad oggi è l'unico criterio e il criterio fondamentale che informa l'operato delle pubbliche amministrazioni. Dicevo, la nozione europea è ispirata alla flessibilità della procedura, ad una maggiore fiducia nei confronti della discrezionalità della pubblica amministrazione e dei funzionari. Questo è il gioco di cui stiamo parlando. L'idea è quella di fidarsi di più dei funzionari pubblici e degli amministratori pubblici, sul presupposto, ancora una volta, che la fiducia è ben riposta. Se la fiducia sarà mal riposta perché porranno in essere i funzionari condotte penalmente rilevanti, avranno ciò che si meritano. Ma fino al superamento di quella soglia del penalmente rilevante, la presunzione deve essere di assoluta fiducia nella discrezionalità dell'amministrazione. Giustamente il procuratore citava l'articolo 97, il principio di imparzialità e di buon andamento. Oggi, anche come ci diceva la consigliera De Rentis, il principio di equilibrio di bilancio. Ci dimentichiamo che l'articolo 97 in realtà pone anche, attraverso il principio di riserva di legge, il ben noto spazio della riserva dell'amministrazione. Nessuno se ne ricorda più ormai, commentando l'articolo 97,
Invece la riserva di amministrazione fa parte del 97 e la riserva di discrezionalità amministrativa tanto quanto fanno parte i principi di imparzialità, di buon andamento e di equilibrio. Quindi dobbiamo fidarci delle pubbliche di amministrazioni. Il passaggio a questa maggiore fiducia, come sapete, è transitato attraverso scelte nominalistiche diverse. I nomi e le parole sono importanti, dalle parole asta pubblica, pubblico incanto, licitazione privata, che già nel nome sembrava avere all'interno qualcosa che di torbido, appalto concorso e trattativa privata, non parliamo di trattativa privata, insomma, ancora più torbida. Il passaggio a procedure aperte, procedure ristrette, procedure negoziate, insomma, se i nomi sono importanti, l'idea di un procedere, di un andare verso un determinato fine, ma una rilevanza attribuita al procedere, al processo, almeno tanto quanto al risultato. L'altro rilievo interessante è stato il mutamento avvenuto sui criteri di aggiudicazione. Ricordo a me stesso che di fronte alla regola che vedeva nel criterio del prezzo più basso, comunque nel criterio puramente economico, l'unico criterio utilizzabile dal 1994 e poi a maggior ragione dal 2006, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è stato posto assolutamente sullo stesso piano e ancora una volta è rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione motivata optare per uno o per l'altro criterio in assoluta parità di criteri. Ora proviamo un po' a vedere se in questi anni questo è stato recepito dalle nostre amministrazioni. Allora, vi faccio vedere una cosa. Sugli studi internazionali trovate tantissimo materiale scritto dal professor Cafagno, che in questi ultimi anni si è dedicato a farci vedere come l'utilizzo di procedure flessibili in Italia sia assolutamente recessivo rispetto agli altri paesi europei. Io invece mi limito all'ordinamento nazionale. C'è un sito che è abbastanza interessante. Non l'ho detto al professor Cafagno sperando che non le conosca, così almeno, perché è praticamente impossibile trovare qualcosa che il professor Cafagno su questi temi non conosca. E quindi mi sono detto, vabbè, vi faccio la sorpresa. C'è un sito interessante che si intitola contrattipubblici.org. Qua hanno fatto una cosa intelligente. D'altronde ormai i big data, legge 190 e 33 danno accesso a tutte queste cose, e allora attraverso dei crawler questi operatori, è un sito tra l'altro privato che serve anche a poi è stato utilizzato da ANAC nella misurazione di indici di corruzione, ed è un tema molto interessante perché anche qua vedete poi è sempre 8 milioni di contratti pubblici monitorati, un sacco di amministrazioni e roba varia. Allora facciamo questo gioco, mettiamo qua dialogo competitivo, i dati sono dal 2014 in poi, 19 risultati, ma il sito è interessante anche per un'altra ragione. Guardate che cosa fa, ci fa una mappa nazionale in cui ci dice dov'è la distribuzione geografica di questi dialoghi competitivi. In Emilia Romagna sono dei pazzi perché ne fanno il 50%. È anche interessante il sito perché ci dice anche il mercato e ci dice quanto è stato questo mercato, 8 milioni, e quanto è stato il contratto medio, 422.000 euro. Andiamo a fare un'altra ricerca, perché il sito è divertente per questo. Mettiamo procedura ristretta e abbiamo 1051 contratti, e anche qua se andiamo a vedere la distribuzione territoriale è molto interessante e anche il mercato, perché qua
diciamo già un dato interessante, 1 miliardo, il contratto medio è 1 milione di euro. Però diventa ancora più interessante quando io metto procedura negoziata e procedura aperta. In primo luogo perché scopro che le procedure negoziate sono tantissime, 21.424 risultati. A parte che tra l'altro scopro anche che molto spesso fanno procedure negoziate ma poi in realtà non si concludono, i partecipanti sono pochini. La mappa è altrettanto interessante perché si vede che tutto sommato è abbastanza equanime, forse un po' più nel nord Italia, e anche il mercato è importante. Il contratto medio è 391.000 euro, il mercato è interessante, il contratto medio, quindi insomma siamo all'interno tutto sommato dei limiti previsti. Sono tanti, attenzione. La procedura aperta altrettanto interessante perché ovviamente qua ma troviamo i dati più rilevanti, perché parliamo di 20.156 evidenze. Ma la cosa straordinaria, perché lasciate stare questo perché qui il primo dato che trovo è soltanto un matching di due cose, vi faccio notare questo perché poi è divertente compulsare questi siti per questo. Guardate qua, le prime 5 pagine sono tutte dedicate a fornitura di medicinali di questa azienda ospedaliera. Ora mi dispiace, ma tanto sono a Bari, quindi ci ascolteranno online. Le prime 5 pagine sono tutte dedicate alle procedure aperte fatte dall'azienda ospedaliera universitaria consorziale Policlinico di Bari, che hanno avuto una durata pari a circa 1.096 giorni, ma c'è stato sempre un partecipante. Ovviamente i partecipanti sono tutte le aziende che si sono suddivise. Siccome non voglio prendermi querele, vi faccio vedere che è così, vedete la seconda, tutto 1-1-1, Sanofi, così. Tanto durate tutte simili, anche a pagina 3, vedete? Farmaci, e uno si dice ma perché hanno fatto una procedura aperta visto che poi ha partecipato uno solo? E ancora un partecipante, vedete, le date tra l'altro sono le stesse, 1 dicembre 2015, 21 gennaio 2018. Le prime 8 pagine sono tutte queste. Ripeto, qua è soltanto perché l'azienda ospedaliera, questa azienda ospedaliera è la prima in ordine alfabetico, semplicemente. Però insomma è interessante. Ora, cosa voglio dimostrare con questo? A me sembra che i dati ci facciano vedere come emerga, almeno a livello di ordinamento italiano, sconfitto il dialogo competitivo e la procedura ristretta, mentre invece risultino fortemente vincitori la procedura negoziata e la procedura aperta. Cioè proprio quelle due procedure, in particolare la negoziata se la pone in essere nel rispetto dei presupposti alla legge, previsti alla legge, insomma non hai grosse difficoltà, la procedura aperta è quella che assicura certamente meno timori al responsabile. Cioè proprio quelle due procedure che non giocano sulla discrezionalità amministrativa. C'è molta più discrezionalità amministrativa nello scegliere una procedura ristretta o addirittura un dialogo competitivo. Quindi le amministrazioni tendenzialmente o scelgono procedure negoziate dopo che hanno fatto tutti i passaggi per arrivare ad una negoziata che non gli crei problemi, oppure vanno alla procedura aperta. Quindi nulla è ancora, o insomma poco è ancora permeato di questa logica europea. È più difficile effettuare una ricerca empirica sui criteri di aggiudicazione, perché in realtà lo stanno facendo questo sito, andando a vedere poi all'interno dei contratti. Ovviamente entrando in ognuno di quei contratti poi potete vedere anche il contratto di riferimento e il bando. Però credo che gli studi anche su questo sono abbastanza lo osservano sovente, c'è una correlazione tra la procedura aperta e negoziata e il criterio del prezzo più basso, e invece
una correlazione tra la procedura ristretta in generale e le procedure flessibili e il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Quindi credo che se andassimo a vedere concretamente ed effettivamente le deliberazioni a contrario, le determinazioni a contrario, troveremmo un'assoluta prevalenza per i criteri di ribasso economico. Ora, perché accade tutto questo in Italia? O meglio, perché e come la responsabilità amministrativa incide su tutto questo? Allora, la responsabilità amministrativa non è l'unico elemento che incide su tutto questo, però proprio per questo si può verificare se ne possiamo fare a meno. Ci sono delle incertezze forti sul quadro normativo e sulle fonti. L'implementazione del nuovo quadro normativo è stata molto più difficile rispetto, io questa è una cosa che ancora non sono riuscito a comprendere, perché c'era addirittura una clausola del divieto del gold plating, e quindi l'implementazione del decreto 50 è stata molto più difficile dell'implementazione del decreto 163, anche in termini di spesa da parte degli enti. Ci saremmo dovuti attendere, insomma, un'implementazione un pochino più agevole. Allora, a proposito di linee guida, uno dei casi potrebbe essere che lì avevamo un regolamento, qui non abbiamo un regolamento, abbiamo delle linee guida. Non lo so, certo però che i timori e le difficoltà, e persino anche la scrittura del testo del decreto 50 ha subito dei problemi molto maggiori rispetto al decreto 163. C'è certamente la responsabilità penale, c'è certamente anche la responsabilità penale che incide con una funzione di forte timore. E poi c'è anche la responsabilità per lesione di interessi legittimi, che però anche in questo caso, da studi compiuti dalla dottrina del diritto amministrativo, ancora il professor Cafagno stesso, poi non è così rilevante come possa apparire. Ora, come e perché la responsabilità può incide su tutto questo e come si può ovviare? Allora, cominciamo dalla prima osservazione che non dobbiamo dimenticarci mai. La specificità italiana del sistema di responsabilità amministrativa è assoluta. In tutti gli altri paesi del mondo, sottolineo, in materia negoziale, se una pubblica amministrazione ritiene di aver subito un danno suscettibile di quantificazione economica da un proprio agente o da un proprio contraente, si rivolge per sua stessa volontà, anzi la scelta se rivolgersi o meno al giudice, in alcuni ordinamenti il giudice civile, in altri ordinamenti il giudice amministrativo, fa parte della discrezionalità amministrativa. Non è nemmeno automatico che l'amministrazione si rivolga al giudice di fronte a un possibile danno che gli è stato cagionato da un contraente o da propri agenti, per due ragioni. Ripeto ancora una volta: se c'è una condotta dolosa e un illecito penale, utilizzerà gli strumenti concessi all'interno dell'ordinamento penalistico per ottenere la restituzione delle somme illecitamente sottratte. Se c'è un danno cagionato da un proprio agente, in primo luogo negli stati esteri ci si chiede se attivare altre forme di responsabilità, come la responsabilità disciplinare, perché il rischio, soprattutto in presenza di attività particolarmente delicate e gravose, è quello di attivare un giudizio molto spesso o per importi talmente elevati che il pubblico funzionario non sarà mai in grado di risarcire, oppure attivare un giudizio i cui effetti sulla motivazione dell'intera burocrazia amministrativa
comporteranno, saranno molto peggiori di quello che l'amministrazione potrebbe riottenere dal soggetto che le ha cagionato un danno. In Francia il Ministero della Difesa, che subisce spesso danni dai propri agenti, fa azioni di rivalsa nei confronti dei propri funzionari ed agenti nell'1% dei casi, proprio perché il timore è che poi la truppa, in questo caso in senso letterale, non è che si metta con le braccia conserte, ma la motivazione organizzativa e l'elemento della motivazione delle organizzazioni è oggi uno dei più valorizzati in momenti di organizzazione meno gerarchica e più di competenze. La motivazione organizzativa entra in crisi. Invece da noi questo sistema non esiste, e l'amministrazione, tutte le volte in cui teme o è sicura di aver subito un danno, deve procedere obbligatoriamente alla denuncia nei confronti della Corte dei Conti, tra l'altro con un sistema che è estremamente barbaro, perché qualora il diritto alla prescrizione del danno sia maturato a causa dell'omessa denuncia, del danno risponde il soggetto che non ha presentato la denuncia, con l'effetto che si arrivano a denunciare tutti i danni altrui, ma i danni propri, perché è molto più facile, e con l'effetto anche che poi costruire questo tipo di responsabilità certamente non è facile. E infatti le segnalazioni mandate alle procure contabili non si contano. È, ripeto, un sistema specificamente italiano. La cosa che invece a me interessa dirvi è che sulla materia contrattuale, e a conferma di quello che diceva la consigliera, il rapporto tra l'attività di controllo può avere veramente un effetto molto superiore nel indirizzare le pubbliche amministrazioni verso scelte rispettose dei principi sì, qui di buon andamento e anche di imparzialità. Perché dico questo? Perché la Corte dei Conti, le sezioni di controllo, hanno svolto in questi anni, attraverso tantissimi strumenti, in particolare i pareri in materia di contabilità pubblica, articolo 7, tra l'altro rilasciati solo a favore degli enti territoriali, quindi con una particolare specifica attenzione alla questione e alle amministrazioni territoriali. Le amministrazioni centrali non possono chiedere pareri in materia di contabilità pubblica alle sezioni giurisdizionali regionali, e non perché siano sezioni giurisdizionali regionali, potrebbero chiedere alla sezione centrale della Corte dei Conti. No, proprio perché qui c'è stata un'attenzione con la legge 131 del 2003 agli enti territoriali. E in questi pareri in materia di contabilità pubblica, la Corte dei Conti, le sezioni di controllo, hanno in questi anni veramente svolto una funzione di coamministrazione con le stesse con le amministrazioni. Basta pensare qui in Lombardia a tutta l'attività svolta in materia di società pubbliche, in materia di incarichi, molto spesso addirittura recepita dal legislatore nel testo unico sulle società pubbliche, nell'articolo 7,6 del decreto 165. Quindi, e questa è proprio coamministrazione, non controllo collaborativo, perché la parola controllo collaborativo è un po' un ossimoro, no, proprio una coamministrazione nell'esercizio della discrezionalità amministrativa. E questo è talmente vero che oggi il codice di giustizia contabile, proprio per dare atto di questo, in due norme, che sono l'articolo 69,2 e l'articolo 95,4, afferma espressamente che se la scelta dell'amministrazione è stata posta in essere sulla base di un parere in materia di contabilità pubblica dato dalle sezioni di controllo, la responsabilità amministrativa è scriminata sia sotto il profilo dell'elemento soggettivo, quindi non c'è nemmeno colpa grave, sia sotto il profilo del nesso di causalità.
Certamente qua l'unico limite deve essere, ed è dato dalle stesse sezioni di controllo, nell'evitare che il funzionario, il politico, attraverso il parere cerchi di precostituirsi un atto che poi lo scrimini in giudizio. Ma ripeto, qua siamo di nuovo di fronte a un'ipotesi di dolo, nel senso di coscienza e volontà di porre in essere una richiesta di controllo o una richiesta di parere con lo scopo che è quello di essere scriminato di fronte a un danno erariale. Insomma, è quantomeno dolo eventuale. Ecco perché non mi spaventa, insomma, pensare che la colpa grave non debba essere eliminata come elemento di riferimento. Le altre ragioni, e mi soffermo brevemente su questo, sono una conseguenza dell'aver implementato il sistema di responsabilità amministrativa in questo modo. In fondo la stessa consigliera De Renzis non ha fatto riferimento ad una ipotesi di responsabilità amministrativa che non fosse espressamente contenuta in una norma di legge, e si tratta tutto quasi sempre di quelle fattispecie sanzionatorie in cui oggi il legislatore dice: guarda che se fai questo, se stipuli un contratto assicurativo a spese dell'amministrazione, se indebitamento c'è una sanzione. Ma lì è ovvio che tu lo sai che esiste quella norma, ad oggi sono 8 tra l'altro, quindi se le violi scientemente è giusto che ti becchi la sanzione. E perché dico questo? Perché se no andiamo a rincorrere un sistema che vuole presidiare la legalità dell'attività negoziale con strumenti extra ordinem. Mi spiego: come si fa a definire a priori la colpa grave in materia contrattuale e di negoziazioni pubbliche nel momento in cui la Corte dei Conti ti dice che la colpa grave è la macroscopica violazione delle regole di prudenza, imperizia e negligenza, e che è assolutamente il dispregio delle più normali regole di utilizzo delle risorse pubbliche, e al contempo ti dice: guarda che tra l'altro io posso utilizzare questo parametro dell'elemento soggettivo anche di fronte a provvedimenti legittimi. Questo è il secondo punto che dimostra come la responsabilità amministrativa mostri la corda. Non solo oggi la Corte dei Conti utilizza la colpa grave e può utilizzarla come grimaldello per sindacare ex post delle scelte che invece il funzionario deve prendere ex ante, ma pensiamo alla condotta. La Corte dei Conti continua a dire in sede di responsabilità: no, io non sindaco la legittimità dell'atto, sindaco la illiceità del comportamento. Ho capito, però se così facendo allora puoi arrivare praticamente ovunque. Mi sembra invece che anche quello che ha detto la consigliera De Renzis fosse sempre riferito al fatto che ci fosse una violazione di norma. Molto spesso, insomma, c'è una violazione di norma su questo fatto. E poi dunque non ci dobbiamo stupire se in materia di danno la Corte dei Conti sulla responsabilità amministrativa abbia dedicato alla materia contrattuale una specifica ipotesi di danno, che è il danno alla concorrenza, a dimostrare quasi che anche in quel settore c'era la necessità di creare un danno ad hoc. Il fatto che anche in questo caso il danno alla concorrenza viene attivato dalla Corte dei Conti quando le amministrazioni ricorrono a una procedura negoziata, quindi a una trattativa privata, in assenza dei presupposti previsti dalla legge. A parte che è evidente è un caso di illegittimità, ma in questo caso è molto spesso è anche collegato a fenomeni di rilievo penalistico. Ma la dimostrazione della poi difficoltà di pensare a un danno strettamente erariale, cioè qual è il danno che hai creato, è il fatto che quando la Corte dei Conti si trova a dover quantificare questo danno, nelle sezioni più garibaldine, ce ne sono altre che sono più
più attente in punto di prova, quantifica questo danno in una somma equitativa tra il 5 e il 10% del valore dell'appalto, cioè utilizza il criterio che normalmente viene utilizzato dal giudice amministrativo per il risarcimento del danno da lesione di interessi legittimi. Quindi ha bisogno ancora di avere un criterio esogeno, perché non riesce molto spesso a quantificare effettivamente il danno, cioè come si fa a dimostrare, se non con una prognosi postuma difficilissima, che se tu non avessi fatto ricorso alla procedura negoziata ma avessi fatto ricorso alla procedura ristretta o aperta avresti risparmiato, avresti speso di meno di quello che hai speso con la procedura negoziata. No, lì c'è la volontà precisa di perseguire una illegittimità, che è quella di aver fatto ricorso alla procedura negoziata quando non c'erano i presupposti previsti dalla legge, e il fatto anche che in questo caso i soggetti lesi da questa azione amministrativa non sono facilmente individuati o individuabili, e anche un interesse ad agire in sede processuale non sarebbe probabilmente apprezzato dal giudice amministrativo, e quindi l'unico presidio viene considerato il danno tra virgolette erariale. Ma ancora una volta è un perseguire una eccezione con la creazione di uno strumento ad hoc. E una osservazione ancora, anche qui nei contributi del professor Cafagno trovate tanti spunti. Esistono degli ammortizzatori istituzionali, cioè questo problema che noi ci siamo posti e ci continuiamo a porre oggi nei confronti dell'attività negoziale, quindi della paura del funzionario, se l'erano posti nel 1994 coloro che avevano introdotto nella legge della Corte dei Conti del 94, tra il 94 e il 96, questi ammortizzatori istituzionali. E quindi noi troviamo ad oggi che, per esempio, la Corte dei Conti non può sindacare nel merito le scelte discrezionali. In realtà, quando andiamo a vedere come viene applicato questo principio, rispunta l'articolo 97, ci dicono che il principio di economicità e di efficacia oggi è transitato in una norma di legge che è l'articolo 1,1 della 241, quindi non è più un parametro di legittimità, ma non è più un parametro di merito, ma di legittimità, e quindi la Corte dei Conti lo può utilizzare agevolmente. Diritto del risarcimento, prescrizione di diritto al risarcimento a 5 anni, e poi scopriamo però che i 5 anni decorrono da quando l'amministrazione ha, in caso per esempio di transazione, ha materialmente erogato la somma e non quando il danno si è effettivamente verificato, e quindi altro che 5 anni, molti di più. Per non parlare del fatto che poi tutto si risolve nella speranza e nell'invocazione del potere riduttivo, che per carità condiziona fortemente, perché i dati ci dicono che alla fine il danno posto a carico del funzionario è di regola ridotto in una percentuale che è superiore al 50%, ma alla fine del processo, dopo che invece, come è accaduto, sta accadendo in questi giorni, non so se lo sapete, la Procura regionale del Lazio ha contestato ai dirigenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, oltre che all'ex ragioniere generale dello Stato Grilli, un danno a ciascuno per 4 miliardi di euro relativo al fatto che avrebbero stipulato o comunque non posto nel nulla derivati negli anni 92-93, quando il nostro Stato non se la passava benissimo. 4 miliardi di euro, insomma, vedersi addebitato un danno di 4 miliardi di euro non sono scherzi, al di là del fatto di chiedersi come in caso di condanna potrebbero risarcirlo, in assenza ancora una volta di condotte di illeciti penali e di condotte dolose. E concluso su questa cosa, la dimostrazione del fatto che il sistema non funziona è nei rapporti tra le procure e le sezioni giurisdizionali. Nonostante i più attenti procuratori, tra cui anche l'ultimo procuratore che è andato recentemente in pensione, il dottor Galtieri, abbia sempre detto: guardate che
tutto quello che c'è scritto nella legge 20 in materia di responsabilità, quindi colpa grave, insindacabilità nel merito, verifica dell'elemento soggettivo, verifica del danno, è un obbligo che in primo luogo grava sulle procure. Cioè il compito delle procure non è semplicemente quello di quantificare un danno e di portarlo all'attenzione delle sezioni giurisdizionali. Il compito delle procure è, senza anticipare il processo, però visto che organo giurisdizionale è il pubblico ministero contabile, è prima di tutto fare esso stesso una scrematura dei presupposti della responsabilità amministrativa e far partire l'azione di responsabilità soltanto quando è certo che tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa sussistono, e non invece portare all'attenzione del giudice dei principi di prova di quegli elementi che lui dovrebbe verificare ex ante. Termino dunque su questo. A me pare che nella materia dei contratti pubblici la responsabilità amministrativa intenda perseguire né una funzione preventiva dell'eliminazione dei danni, perché quando si comincia una procedura negoziale immaginare danni è praticamente impossibile, è una procedura che è prolungata nel tempo, che coinvolge infiniti o quantomeno diversi livelli territoriali, molto spesso diversi organi all'interno della stessa pubblica amministrazione, coinvolge interessi multidimensionali, quasi sempre avvantaggi anche all'interno della comunità amministrata una parte della comunità e ne danneggia un'altra, quindi oserei dire che nell'attività negoziale, specie in negoziazioni complesse, il danno è quasi sempre individuabile, ex post, un danno patito da qualcuno. Dicevo appunto che l'auspicio è questo, il agire sull'elemento soggettivo. Il sistema, ancora più che sul danno, il sistema della colpa grave è, credo, l'elemento principe che impedisce alla pubblica amministrazione di esercitare di non aver paura di esercitare quella discrezionalità amministrativa che invece ha il compito e l'obbligo di esercitare. Il limite è il limite di spesa. Oggi, se le pubbliche amministrazioni superano i limiti di spesa, ci sono presidi da parte sia del controllo della Corte dei Conti, sia di fattispecie sanzionatorie precisissime, e quindi il limite deve essere soltanto il limite di spesa, non come io spendo quei soldi. E soprattutto, volevo fare un esempio. Si parla sempre e si ha paura della responsabilità amministrativa nel caso delle varianti in corso d'opera, dell'accordo bonario, della transazione, ma quello che abbiamo sentito oggi ce lo dimostra. Se in queste fattispecie ci sarà l'accertamento di condotte penalmente rilevanti, sarà il circuito della responsabilità penale a occuparsi di risarcire la pubblica amministrazione di danni eventualmente patiti. Ma se non ci sono fattispecie penalmente rilevanti e ho rispettato i limiti di spesa, intesi come equilibrio di bilancio, per quale motivo devo essere chiamato a rispondere di una variante in corso d'opera che io ho deciso nell'esercizio della mia riserva di amministrazione di porre in essere, di un accordo bonario che io ho deciso di porre in essere, di una transazione che ho deciso di porre in essere all'interno di un equilibrio di bilancio che è fatto di infinite partite di entrata e di spesa all'interno di un bilancio pubblico. Il rispetto dei limiti di spesa da questo punto di vista è una garanzia del fatto che un danno erariale strettamente considerato non vi sia. Il danno erariale nella sua originaria formulazione era appunto il danno da differenze e vedeva soprattutto nello squilibrio di bilancio il suo principale prototipo. Credo dunque che pensare
al più presto, di limitare nel tema delle negoziazioni pubbliche la responsabilità amministrativa soltanto alle condotte dolose e alle fattispecie sanzionatorie espressamente previste dalla legge, il che vuol dire ritornare alla illegittimità dell'azione amministrativa, quindi dell'azione amministrativa nelle procedure di gara, il contrasto con norme di legge chiare, esplicite. Qui certo c'è il problema delle linee guida, perché se le linee guida sono considerate fonti normative, anche il contrasto con le linee guida potrebbe e può certamente integrare una fattispecie di illegittimità. La questione qui però è che la fattispecie sanzionatoria, anche per il rispetto dei limiti dell'articolo 25 della Costituzione, dovrebbe essere predeterminata non soltanto nella procedura ma anche nella norma violata. A fronte di linee guida in cui il precetto normativo non assume la forma del precetto normativo ma assume una forma di prosa, e soprattutto non è facilmente individuabile il comportamento sanzionato o illegittimo, farebbe venir meno la stessa ratio della illegittimità amministrativa. E, ecco, credo che su questo versante ci dobbiamo indirizzare. La colpa grave è il peggiore dei sistemi idonei a indirizzare l'amministrazione nelle procedure negoziali. E se continuiamo a pensare che la colpa grave sia l'immaginare negligenze così gravi da meritare un'azione di responsabilità, molto spesso ci troveremo di fronte o a condotte dolose, e quindi in realtà la colpa grave, culpa lata, dolo equiparatur, e quindi è inutile mantenere questo parametro, oppure a fattispecie sanzionatorio, a fattispecie palesemente, patentemente illegittime, che possono essere oggetto di repressione attraverso delle ipotesi puntuali e specifiche di sanzione, irrogata dalla Corte dei Conti, irrogata da un altro giudice, ma fattispecie sanzionatorie. Grazie.